Ciao amici, benvenuti in Cucina con Mauro. Oggi vedremo come preparare lo strudel di pere. Vediamo assieme gli ingredienti: 250 g di farina, un uovo, una presa di sale, 2 cucchiai di olio, 65 ml di acqua, 3 pere circa 700 g, 50 g di pane grattugiato, 50 g di burro, un uovo, del cacao. Iniziamo con la farina che l'ho già setacciata, mettiamo dentro un uovo. E mettiamo dentro l'acqua, mettiamo dentro i 2 cucchiai di olio, ed infine mettiamo dentro il pizzico di sale. Iniziamo a mischiare, deve diventare un composto liscio e omogeneo. Se vedete che magari è molto asciutto, mettete un filo d'acqua in più. Vedo quando ho preso questa consistenza, andiamo sul piano di lavoro. Ci vuole un po' per lavorarlo, per tirarlo omogeneo. Adesso che il nostro impasto è pronto, andiamo ad avvolgerla in una pellicola e la mettiamo in frigo per mezz'ora. Eccola qua. Andiamo a mettere in frigo per mezz'ora. Adesso andiamo a pulire le pere. Andiamo a togliere il picciolo. Vediamo l'etichetta. E io uso che mi trovo bene con il pelapatate. Pelapatate. L'abbiamo già sbucciata, visto che avete visto che abbiamo fatto in fretta. Adesso andiamo a tagliare a spicchi. Metà, ancora una metà. Togliamo questo qua che è rimasto dentro. Togliamo ancora metà. Andiamo a togliere la parte interna. Thank you.
Comunque, questi coltelli tagliano veramente bene. Ringrazio la Dick per l'offerta. Ok, adesso che li abbiamo tagliati tutti, abbiamo pulito, tolto l'interno, andiamo a tagliarla a spicchiettini piccoli. Sì. Sono troppo grossi, le tagliamo ancora un po' di più. Ok, adesso che queste qua sono pronte, andiamo a mettere dentro in una bowl. Andiamo a fare le altre 2000 che ci rimangono. Adesso andiamo a mettere il cioccolato, non lo peso, faccio più o meno all'occhio, ci messo uno e due cucchiai, vediamo se basta, se no la mettiamo ancora, e un pochettino di cannella. Andiamo a mescolare il tutto. Io qua non ho messo lo zucchero perché il cioccolato è già zuccherato. Ok, siamo a posto di tutto, lasciamo assaporire un attimino. Adesso mettiamo sul fornello pentolino, mettiamo 50 g di burro, facciamo sciogliere e dopo mettiamo il pane grattugiato. Passo ora un attimo a sciogliere. Veramente lo facciamo a brustolire, nel senso non a bruciare, a rendere abbastanza croccante, così attira il liquido delle pere, ci dovrebbe lasciarne. Ecco che qua è sciolto. Ok, adesso mettiamo. Mettiamo il pane. Passiamo a fuoco. Lo rialziamo un pochettino. Il nostro pane è pronto, gli ho aggiunto ancora 20 g di pan grattato perché era troppo liquido. Ecco il nostro panetto che è pronto dopo una mezz'ora in frigo, lo mettiamo sulla carta da forno, almeno riusciamo a gestirlo meglio nello stenderlo. Tagliamo a metà perché è troppo. Thank you.
e l'altro lo rimettiamo dentro la pellicola. Cerchiamo di usare il meno freno possibile e praticamente di stenderlo il più possibile anche. Prendiamo un altro foglio di carta forno e lo mettiamo sopra e andiamo a stenderlo. Ecco che il nostro panetto è pronto, andiamo a mettere del pane. Adesso andiamo a mettere le pere. Ok. Andiamo a chiuderlo. Ecco la chiusura, la teniamo sotto. Voilà. Qua chiudiamo i lati. Mettiamo su una placca da forno, una carta forno. Mettiamo su e mettiamo su questo. Adesso teniamo via un po' la carta perché è troppo grossa. Andiamo a infornare a 200 gradi per una ventina di minuti circa, dopo vi dirò il tempo esatto. Ecco il nostro strudel che è cotto per mezz'ora in forno statico a 200 gradi. Andiamo a prova del taglio. Comunque il tipo di pasta che rimane così dura. Un'altra fetta. Ecco qua. Andiamo a provare l'assaggio. L'assaggio, eccolo qua. Proprio buono, fatelo!